Bentrovati su MarcoR channel, oggi parliamo dello Shariot RTA di Arcana Mods e Pipeline. E la storia di questo atomizzatore è un po' particolare perché mi è stato mandato diversi mesi fa da, dal mio caro amico che voleva sapere cosa ne pensavo. Così, puffete. Dopodiché ci sono state tante vicissitudini, sono stato preso da una serie di, di situazioni, voglio dire, eh, familiari. E sinceramente io l'avevo totalmente dimenticato eh, fino a quando l'altro giorno mi ha chiesto ma, ma come ti sei trovato poi con lo sciario, Ho detto lo sciario, e dove Non cioè, ma ricordavo dove fosse e quindi l'ho ripreso. Mi dispiace tra l'altro ma sono stati momenti un po' complicati e periodi piuttosto complessi e, e beh, adesso insomma è venuto il, il tempo anche se in ritardo perché questo è uscito è uscito da un bel po', però ragazzi, eh, pazienza vi dirò lo stesso cosa penso sullo, sullo Shariot. Quindi andiamo di macro, andiamo a vedere da vicino, e poi ci troviamo qui per prove di svapo e considerazioni finali. Un caro abbraccio al mio amico, a tra poco. Ed ecco come vi arriva il packaging del nostro Shariot RTA di Arcana Mods and Pipeline. Pipeline, come sapete. È uno dei più grossi, eh, diciamo così, ed eh, importanti distributori di eh, materiali di, di vaping, no? perché ha la sede a Monaco, è presente in Svizzera, in Francia, in Austria, quindi stiamo parlando di un colosso. Arcana Mods è, è il modder asiatico, e la distribuzione, appunto, è pipeline, è tutta, diciamo così. Eh, europea andiamo a vedere adesso l'interno della nostra confezione troviamo il logo il cartoncino con il logo il manualino che vi invito sempre a, a guardare a dare sempre un'occhiatina ed ecco qua il nostro chariot lo vedete qua dentro eh? questo è il logo di pipeline il logo di arcana mods poi abbiamo un vetrino come vedete in, in PSU, penso in plastica insomma. Ok, mentre qui io ho montato, perché esce con quello di plastica, io ho montato quello in Pirex, ovviamente. Poi abbiamo tutti i sottocoil come vedete: da 0, 8, 1, 1, 2, 1, 4, un cacciavitino che comunque può essere interessante. E qui dentro abbiamo ecco qui dentro che cosa abbiamo abbiamo diverse o ring abbiamo diverse vitarelle grani ok e questo è il nostro chariot il pin sotto non protrude granché devo dire pin che può essere smontato insieme a queste due vitarelle poi vi faccio vedere che cosa abbiamo pipeline? Vabbè, scritte qua insomma in tedesco, c'è cioè smaltimento. Il numero di serie credo che sia questo qua sotto. Eccolo qua, in tutta la sua eh? bellezza. È bello. Insomma, si presenta bene con tutta quest'aria che dissipa molto bene il calore. Qui l'apertura, innanzitutto, vediamo. Vedete il classico drip tip con un doppio ring la chiusura è a baionetta quindi si fa giro e si tira via abbiamo lo ring qui le asole dove poter fare il refill tutto abbastanza semplice poi giriamo e blocchiamo blocchiamo cioè gli facciamo fare il mezzo giro no al solito e qua poi si blocca poi, che cosa abbiamo uh, all'interno? Già riusciamo a vedere il controllo del liquido. Per quanto riguarda qui insomma gli AFC, il controllo dell'aria che ora vi faccio vedere, ci sono tre ASOLE, se ne può uh, andare a, uh, uh, a scegliere uno solo e le altre due ASOLE rimangono come vedete chiuse. Oppure, man mano che noi muoviamo e ci muoviamo vi faccio vedere, vedete, qui adesso io ne ho aperti tre, ma anche qui tre, e poi c'è la terza invece, sono chiusi, quindi posso aprirne una sola oppure parzializzarne due e via dicendo. Il controllo del liquido, come vedete, l'abbiamo chiuso così, quindi c'è una situazione che poi bisogna un attimino gestire. Per quanto invece riguarda l'apertura del, del deck, andiamo a far coincidere questi pallini come vedete. Ecco qua. Vedete, quando coincidono poi si muove un po', ci permette di montare la coil come vogliamo cioè girate in senso normale o in senso inverso come ci pare perché abbiamo le quattro vitarelle vitarelle che come vedete sono a taglio molto molto piccolo, avete bisogno di un cacciavitino adatto ecco perché lo hanno messo all'interno perché se no non riuscite <ride> la campana vedete questa è la camera di compressione con eh, il, la classica campana che ha eh, la volta cupolina come insomma stile Kaifun abbastanza classica il foro del camino che vedete lì è 3,4 mm le misure non ve l'ho ancora dette il diametro eh, del deck è un 23 mm 41 di altezza e 72 circa grammi di peso i fori del questi fori della fc sono da 1,5 tutto abbastanza eh, semplice. Abbiamo visto la chiusura, vedete? Cioè già quando voi lo girate pian piano, tac, si scende, si gira un po'. Eh? Tutto abbastanza facile. Ecco oh, qua, vedete? Beh, adesso non ci resta che andare a... Eh, molto bello questo, questa parte, questo, questo drip tip, proprio è carinino. Guardate come è fatto bene questa griglia che dissi per calore che è veramente notevole, veramente notevole. Va bene, adesso non ci resta che andare a posizionare il nostro deck, vedete, abbastanza piccolino, le vaschette piccoline su un... Un fatto apposta un tablet rapido rapido ecco qui lo vedete molto carino lavorazioni fatte molto bene andiamo a montare un sottocoil e andiamo a montare questo sottocoil qui da un millimetro Ecco qua andiamo cerchiamo adesso di avvitare. Ecco qua vedete. e Lo avvitiamo fino a sotto eccolo qua. Classiche 6 spire su punta da 2 e mezzo di nicromo 80 questo è un 28 gauge classico proprio classicissima. Quella che viene detta spesso scemo coil. Ok. La cavello uscita da 091. La riscaldiamo un po', l'avevamo già fatto in verità, ma non era accesa la telecamera come al solito. Va bene, adesso spegniamo e passiamo un pochino di cotone. Ecco qua, abbiamo messo il cotone, vi raccomando si taglia il filo deck, si sfibra per bene, si mette dentro e poi lo andiamo a... Lo andiamo un pochino a bagnare come nostra abitudine. Eccoci qua. E lo... Portiamo qualche batt in più, andiamo sui 14, ecco qua. Va bene e ci siamo. Andiamo a smontare da qua, non ci serve più. E lo andiamo a montare nella nostra campana. Ecco qua, il liquido. Vedete che il, la decorazione del liquido è chiusa. Andiamo a fare il nostro bel refill, e lo rifiliamo per benino. Sciogliamo un po'. Ci siamo ok allora dobbiamo adesso preoccuparci di andare ad aprire il liquido il liquido è aperto vediamo come siamo con le asoline io ne volevo aprire andiamo un po una sola vediamo un po' se Giusto il verso perfetto, una sola liquido aperto, vedete, e ci siamo. Non vi ho fatto vedere sotto, vedete sono delle vitarelle a croce. E il pin, quindi andiamo a giusto per farvelo vedere. Perché non è che sia proprio necessario. Andiamo a montare le vitarelle a croce. Allora, vedete che c'è anche un piccolo ring Vediamo un po' altro piccolo ring e poi dobbiamo svitare il, il pin che attenzione si svita in senso inverso quindi da questo lato quindi è importante ecco qua vedete e poi tiriamo via il nostro fondello vedete come è fatto c'è cioè, questo non ve lo tolgo ma è abbastanza evidente questo non farà che in, in pic, naturalmente questo questa parte non fa altro che convogliare quindi andare a indirizzare tutta l'aria sotto cola. è un convogliatore per farla arrivare sotto coil, tutto qui e questo è quanto ve lo volevo farlo, far vedere come vedete l'ho fatto vedere a tank pieno ma non ha importanza adesso non ci resta che andare a mettere il pin vi sto lasciando tutto così perché come avete visto io ho smontato eccetera eccetera qui sotto ora avevo sentito dire che era antipatico montare non è antipatico montare vedete porto i segni della situazione sangue sono <ride> tagliato ma perché? perché quando uno non è abituato alle cose non ci fa caso quindi io, io rimettevo questo pin, non è difficile, è facilissimo ma è facilissimo se ti ricordi che c'è un passo inverso quindi io quando andavo ad avvitare niente, non c'è stato verso, ho usato di, di tutto di più come vedete di tutto, di più, avevo tirato fuori anche per vedere se c'erano viti, diversi, cioè la qualunque, per poi andarmi alla fine a ricordare dopo essermi massacrato. Qui è tutto tagliato, naturalmente, ma vi assicuro che sono più di un'ora appresso a questa cosa stupida. Eh, però come vedete, cioè, è chiaro che uno fa esperienza, dopodiché vi dice: ricordatevi, se non è necessario che voi lo smontiate, ma se davvero lo volete smontare, ricordatevi soltanto che il pin, quando lo andate a rimontare, perché poi la posizione, non c'è nessuna difficoltà, è facile, però ricordatevi di girare al contrario, io hai voglia, mi sono massacrato, ma se vedete bene, guardate, vedete la traccia rossa sul pin, guardate, cioè, <ride> che devo ancora lavare, voi, voi state capendo? Cioè, perché praticamente non mi ero manco accorto che mi ero tagliato, vedete? <ride> no, giusto per... <ride> Adesso vado e lo lavo, no, ma proprio tracce chiare di come è stata la situazione, ve l'ho voluto raccontare. Ad ogni buon conto, qui l'abbiamo: eh, l'acqua la, è aperta. Abbiamo già scelto un solo foro, gli altri, vedete, sono chiusi nelle, nelle, due, nelle due asole. Io ho scelto un solo foro, l'air pink, abbiamo messo e da 1. Come al solito, buildato l'abbiamo cotonato naturalmente, l'abbiamo liquidato, <ride> l'abbiamo refillato quindi e alla fine coccolato. E vi assicuro, mai un atomizzatore porta i miei segni, vedete, sono proprio... <ride> Ora eh, lì andrò a, a, andrò a pulire un po' d'alcol eh, e quindi eh, non ci resta a questo punto che andarlo a provare. Quindi adesso torniamo in primo piano e faremo qualche prova e le nostre solite considerazioni finali quindi torniamo in primo piano tra poco 15 watt che vi devo dire ragazzi a me è piaciuto è piaciuto anche questo sistema qui insomma che funziona alla grande questo dissipatore di calore che è tanta roba io qui non so se vi ho detto due cose forse due o tre non ricordo se Ve le ho dette in macro anche perché <ride> ci sono state diverse vicissitudini con questo atomizzatore. Vicissitudini da pirlo, <ride> da stupidino, insomma. Perché... E, mh, non vi ho detto che, innanzitutto, questo contiene il tank 4 ml. Mi pare di non avervelo detto eh, lo spazio di rigenerazione in sé per sé di. Poco meno di 13 mm, dovrebbe essere 12,5. E, e non vi ho detto che liquido ci ho messo, cioè la mixture numero 2, perché è uno dei miei liquidi, sapete, preferiti. Ecco queste cose, probabilmente nella confusione porto ancora i segni: eh? non è che ricordatevi occhio al passo inverso, non avete la necessità di andarlo a smontare sotto, chiaramente non c'è. Io vi volevo fare vedere com'era. E vabbè però poi è tanta l'abitudine e del resto in questo caso è talmente eh, fuori dal mondo il fatto che ci sia un passo inverso perché non è che abbia molto senso quel passo inverso io ricordo il passo inverso su un'aica per eh, l'apertura eh, del liquido, no? Perché alzavi, giravi per la campana, che hanno fatto il passo inverso proprio perché tu svitando potevi, per, per fare il refill, eccetera, eccetera. Ma qui sotto il pin che abbia il, pa il passo inverso, ma che pro! Boh. Ad ogni buon conto, eh, lo sapevo, c'era, cioè, infatti l'ho smontato regolarmente. Quando sono andato a rimontare, niente. No, niente, è scappato completamente di mente. E quindi, ma ci ho perso davvero... Faccio un'ora, cioè, proprio da imbecille totale. Poi non lo so come è stato dopo che praticamente ho lasciato i segni di rotta di più che non vi racconto neanche. Eh, eh, la, mia, la, mia, la mia famosa calma proprio se era persa totalmente. E poi si è accesa la lampada Ma questo c'è il passo inverso in un attimo, cioè, non c'era nessuna difficoltà, va bene. Torniamo a noi, Arcana Mods è un modder ehm, cinese, ehm, Pipeline è un grosso distributore, uno dei più grossi perché ha sede ehm, in Germania, cioè, ci sono sedi in Svizzera, in Austria, insomma voglio dire è un distributore enorme e sa il fatto suo. Eh, L'atomizzatore secondo me ehm, è molto sfizioso cioè a me mi è piaciuto mi è piaciuto molto non ho trovato tranne quella cosa difficoltà di alcun genere ma se uno non lo va a smontare proprio non ci incappa perché poi è tutto semplice che c'è da non ci sono cose difficili puoi sceglierti il tipo di hai la possibilità diverse possibilità per quanto riguarda l'aria quindi alla fin fine io ho messo un foro solo da 1,5 cioè gli gli airpin li abbiamo visti, sono quei quattro airpin che abbiamo visto, quindi si montano con facilità, sono a video, non sono manco a pressione, non vedo problematiche, la rigenerazione è veramente semplice, niente di, di particolare, eh, poi se uno vuole andare a fare altro basta che si ricorda, voglio dire, questo piccolo particolare che poi non ci vale tanto, sono io che, che oramai gli anni avanzano ragazzi, gli anni avanzano. La mixture esce spettacolare, devo dire. Quindi questo atomizzatore io non l'ho provato col Barley. Sono andato direttamente con la mixture e ci sto svapando la mixture da, da diversi giorni, devo dire. Eh, è, è veramente spettacolare. Anche in questo video vi dico non mi chiedete l'IT, perché io sull'IT non vi posso purtroppo più essere d'aiuto, perché proprio non... Non ci sono, c'è la mix, c'è l'aroma e finisce lì. Gricolla e c'ho tu, c'ho io, quindi non, non vi posso aiutare da questo punto di vista. però vi posso assicurare che è, è notevole. Ci prendi un po' la mano, apri, 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 apri il liquido, chiudi il liquido, cioè, ma non c'è niente di, di, di molto difficile. Un poco di attenzione, certamente, ma poi niente di che è un atomizzatore, non è eh, che ci sono innovazioni, cose assolutamente no. Però, insomma, oramai fa anche piacere eh, qualche atomizzatore di questo tipo, old style, tra virgolette, nel senso da classico tiro di guancia, con l'invasione che abbiamo di, di, di Podmod, di, di, di All in One e via dicendo. Quindi, tanta roba. Il tiro è silenzioso. Il tiro silenzioso, vi posso anche dire, non vi dico l'it a livello di, di additivo in sé, però ecco, eh, senza qui non ce n'è, però è, si, è, pre, è presente, cioè senti bene, eh, quindi ritengo che abbia un, un buon hit. Ecco, questo però io non è che mh, ve lo sto dicendo con sicurezza matematica, però se già un liquido così che alla fine non c'ha niente se non aroma ecco io lo sento non è che lo sento che sento un colpo in gola però ecco oramai poi ti, ti affini su queste cose secondo me l'hit è pre ben presente ecco, un hit di sostanza è un atomizzatore che tende al secco quindi voglio dire tecnicamente per come è concepito, per come è fatta, ecco la, la campana, cioè, ho voluto eh, provare questa mixture, era da un po' che, che non la provavo e esce una meraviglia. Un ottimo lavoro di questo modder asiatico, e... Pipeline lo distribuisce bene, insomma non è che va così tanto tanto per eh, quindi tanta roba e se potete anche se è uscito da un bel po beh insomma eh, provatelo perché vale secondo me vale la pena io ho perso la possibilità di farlo all'inizio però l'ho riguadagnato adesso e vi posso dire che ciò che uno non ha provato è sempre una novità in ogni caso anche se è passato un po di tempo Detto questo, ragazzi, io vi saluto con uh, i miei soliti modi di, di dire: keep calm and uh, Se vi va, mettete un like o se no fate un po' come, come volete, non è che ci sia nessun tipo di problema. Però, eccoci, tengo a dire: vi raccomando, state sempre in campana, eh? non abbassate la guardia. Mm. Sì, lo so che fa caldo, mi rendo conto, però fate sempre attenzione, sempre e comunque. E quindi vi faccio una svapatina, dai, a questo Chariot. Un'ottima vaporesità. E ci vediamo appena possibile, dai. Speriamo, speriamo presto. Un caro saluto a tutti. Alla prossima.